Benvenuti, vi presento il mio paese. Carpignano è principalmente una delle realtà più importanti e significative dell'entroterra salentino, territorio che si inserisce a pieno titolo nell'ambito della Grecia salentina. Annovera tantissime bellezze architettoniche e soprattutto dispone di tanti beni importanti e significativi. Su tutti si erge la cripta di Santa Cristina, che conserva gli affreschi bizantini più antichi del Mediterraneo firmati e datati. La chiesa della Madonna delle Grazie, nota in ambito accademico come cripta di Santa Cristina ed erroneamente anche come cripta delle Sante Marina e Cristina, è nota in quanto conserva gli affreschi bizantini, firmati e datati più antichi di cui si abbia traccia, oltre alla presenza di numerose iscrizioni tutte in greco bizantino che testimoniano l'alto livello culturale della classe dirigente di questo piccolo insediamento tra X e XI secolo. Da segnalare il gruppo pittorico più antico firmato e datato, noto come gruppo di Teofilatto, datato al mese di maggio dell'anno 6467 o 959 dell'era volgare, composto da un Cristo pantocratore al centro con ai lati un'annunciazione, il gruppo del pittore Eustazio, con un Cristo pantocratore al centro, la Teotokos, la madre di Dio a destra e un arcangelo Michele a sinistra, datato all'anno del mondo 6528 o 1020, e il gruppo di sei santi del pittore Costantino, attivo a Carpignano tra il 1050 e il 1055. Degno di nota è la tomba d'Arcosolio, databile tra il 1050 e il 1075, che reca un'iscrizione in dodecasillabi bizantini. Da segnalare anche la presenza di uno straordinario altare in tardo barocco leccese, collocato all'interno della chiesa dopo l'apparizione della Vergine del 1775. La Cappella dell'Immacolata, costruita intorno alla metà del Settecento, è sede dell'omonima confraternita riconosciuta l'11 agosto 1777 con decreto di Ferdinando IV di Borbone, al quale si deve anche la realizzazione di un pulpito. L'arma araldica della famiglia Spiri, riproposta all'esterno sul portale d'ingresso e all'interno al centro della volta, rimanda alla cospicua donazione di 2000 ducati, che, attribuita proprio a Nicola Spiri, accrescerà notevolmente il culto praticato nella cappella. All'interno, ad aula unica, l'altare realizzato su commissione dei confratelli e del priore Angelo Zaminga risale a 1790. È certamente opera dello scultore ed architetto di Alessano Emanuele Orfano. La tela al centro è databile a 1842. Degni di nota anche una tela, firmata Borgia, della prima metà dell'Ottocento, raffigurante i santi martiri Vito, Modestio e Crescenzia, un organo positivo del 1838, opera attribuita all'organaro magliese Vincenzo De Micheli, autore anche degli stalli in legno riservati al priore, al vicepriore e dagli assistenti della confraternita. Nel 1912 viene edificata la torre dell'orologio su disegno di Generoso De Maglia. In facciata espone l'arma civica del comune di Carpignano Salentino.
chiesa madre, risalente al XV secolo, è ubicata nel cuore del borgo antico dell'Abitato e si presenta con una facciata incompiuta, ristrutturata nel 1661 insieme al resto dell'edificio. Lavori di ampliamento e abbellimento si protrarranno da qui fino ai primi anni del Settecento, concretizzandosi con la realizzazione del coro, della sacrestia e della torre campanaria, datata al 1709, anch'essa incompiuta. Tra gli scultori viene incaricato Placido Buffelli, che realizzerà la decorazione del portale principale. Un secondo, minore portale d'ingresso si apre sul lato sinistro della chiesa. La parte superiore della facciata reca al centro la statua della Madonna dell'Assunta e ai lati quattro busti quattrocinquecenteschi di San Pietro, San Paolo, Cristo e una santa non identificata. Sul portale d'ingresso la formella al centro dell'architrave raffigura San Girolamo nel deserto. L'interno è caratterizzato da un'unica navata e lungo le pareti laterali si aprono sei cappelle, tre per lato, che ospitano altrettanti altari. Il mosaico pavimentale, realizzato dal musicista di Tricase Giuseppe Peluso, grazie al contributo di diversi devoti e dei titolari delle cappelle, risale al 1887. Entrando da destra, il primo altare che si incontra è quello della Madonna del Carmine, segue quello di Sant'Oronzo e infine l'altare di Sant'Anna. Il fonte battesimale voluto dal Personè, l'altare dell'Immacolata, quello dedicato alla Madonna di Costantinopoli e l'ultimo di Sant'Antonio. La chiesa al suo interno conserva un dipinto dei Santi Cosma e Damiano, che si trovava precedentemente nella vecchia chiesa di San Cosimo, ormai in rovina. Sul lato destro dell'altare maggiore è collocato l'altare minore del Rosario, costruito nel 1740 a spese della Confraternita del Rosario. Infine, alla parete nord del braccio sinistro del transetto, è addossato il piccolo altare della Madonna delle Grazie, voluto verso la fine del Cinquecento dal maestro Carlo Brunetta, dell'omonima influente famiglia che ha a lungo goduto del diritto di patronato. Annessa al Palazzo Mortari e con ingresso anche da Via Giudeca, la Cappella del Carmine viene edificata molto probabilmente nel primo Settecento, contestualmente ai lavori di ristrutturazione della residenza e testimone la notoria devozione della famiglia per la Madonna del Carmine. La struttura, con tetto a capanna, esibisce in facciata un fine portale inquadrato da una cornice mistilinea, l'architrave impreziosito da rosette in cornici quadrate. Una corta lesena corregge il finestrone superiore al cornicione. All'interno, una tela dei primi del Settecento raffigura la Madonna del Carmine col Bambino, San Giuseppe, Sant'Anna, San Nicola, San Francesco e le anime purganti. Il santuario della Madonna della Grotta, con pianta a croce latina, rivolge il prospetto del braccio sud-ovest del transetto verso l'abitato in direzione della piazza Duca d'Aosta. L'elegante portale barocco del 1579 verrà commissionato dal Monsignor Annibale de Capua, che l'anno prima, appena trentenne, era stato nominato arcivescovo di Napoli. Al centro campeggia l'arma araldica di famiglia. Rinascimentale è invece il disegno del portale della facciata principale, più austero e di maggiori dimensioni, datato al 1575, sormontato da un grande rosone che si apre in asse. L'interno ha una pianta a croce latina. Lungo la navata centrale sono presenti delle tele raffiguranti storie della vita della Vergine.
Da sinistra, quattro tele raffigurano l'Annunciazione, la Visitazione, la Nascita di Cristo, la Presentazione al Tempio. Lungo la parete destra, l'Incoronazione della Vergine, l'Assunzione della Vergine, la Discesa dello Spirito Santo e Cristo tra i dottori. Due scalinate che si dipartono dai bracci del transetto conducono alla sottostante cripta, che custodisce l'affresco di una Madonna col Bambino. L'ipogeo era parte integrante dei locali dell'ormai inesistente chiesa di San Giovanni di Cacorzo. A Serrano, frazione di Carpignano Salentino, è presente la chiesa della Madonna del Rosario in Piazza Lubelli. L'impianto, di matrice cinquecentesca e con affaccio sulla pubblica piazza, nel corso dei secoli è stato oggetto di numerosi rimaneggiamenti. L'ultimo, del 1861, ha conferito l'attuale assetto strutturale, una sobria facciata alla quale è addossato un calvario, consistente in una balaustra sopraelevata e due rampe di scale contrapposte. L'interno, ad aula unica, conserva un solo altare con una tela risalente al XVIII secolo, raffigurante la Vergine del Rosario, con una scena della nota battaglia navale di Lepanto del 7 ottobre 1571. Campeggia l'arme dei Lubelli che ne commissioneranno la realizzazione. La chiesetta custodisce anche l'antica statua di San Leonardo, molto venerata dalla comunità e realizzata nel 1912 dal noto cartapestaio Carmelo Bruno. La chiesa Madre di Serrano, intitolata a San Giorgio da antica data, è ubicata sul punto più alto della serra che dà il nome all'abitato. Riedificata nel 1760, viene resa in forme neoclassiche durante il secolo successivo, dal 1865 al 1867. Sul prospetto a capanna, con tre ingressi, le due nicchie che accolgono le statue barocche dell'Immacolata e di San Giorgio, recuperate dall'originario edificio. L'interno, ad aula unica con cappelle laterali comunicanti tra loro, è a croce latina. Di grande pregio gli altari, alcuni dei quali risalenti alla costruzione settecentesca, notevoli quelli della Sacra Famiglia, dei Santi Medici, di San Giorgio, dell'Immacolata, della Madonna del Carmine e di San Vincenzo Ferreri. Da segnalare all'interno della chiesa matrice di Serrano è il grande affresco del catino absidale realizzato nel febbraio del 2015, che raffigura un Cristo pantocratore al centro, con ai lati San Francesco, San Pio da Pietralcina, la Beata Madre Teresa di Calcutta e San Giovanni Paolo II. In corrispondenza di Stigliano, le distese di ulivi si aprono su una vasta radura al centro della quale si erge solitaria la piccola chiesa intitolata Santa Marina Martire, il cui culto è molto diffuso in zona sin da epoche remote. L'impianto ha una facciata articolata su due ordini e tripartita con un coronamento curvilineo nella zona centrale, che ripete la curvatura della finestra sottostante.
La struttura copre in parte la cripta. Nel 1762 l'ipogeo sarà rinforzato con pareti ed archi per sostenere il peso della costruzione sovrastante. All'interno della chiesa sono conservati tre altari, quello maggiore, dedicato a Santa Prima Martire, quello di San Nicola e quello di Sant'Eligio. Un'epigrafe sul retro del prospetto attesta che il barone Salcedo concluderà i lavori nell'anno 1775. Accanto alle opere architettoniche, che ripeto essere imponenti ed importanti, vi sono anche avvenimenti che interessano il culto cattolico e riportano alla storia e alle tradizioni dei nostri centri. In particolare il 2 luglio si celebra la festa della Madonna della Grotta, a cui è destinato il santuario del paese, patrona di Carpignano, cui fa seguito la celebrazione della messa in una piazza gremita da centinaia di persone giunte in pellegrinaggio dai centri limitrofi. Celebrazione questa preceduta dallo scambio simbolico della chiave che passa dalle mani di Sant'Antonio, protettore di Carpignano, alla Madonna della Grotta, effettuata dal sindaco a simbolo di devozione da parte di tutta quanta la cittadinanza.
chiaro che occasioni come questa rappresentano un momento importante per chi è capace, come detto, di attrarre pellegrini e devoti che giungono da tutti quanti i centri limitrofi. Ovviamente ciò costituisce un fatto rilevante per l'economia locale e rappresenta altresì l'occasione per una più attenta valorizzazione ed una promozione più curata. Ci auguriamo e lavoreremo in questa direzione che possano significare per il nostro territorio un volano più solido per l'economia, soprattutto se inserite in un'adeguata strategia di sviluppo locale coerente. Da questo punto di vista anche il turismo religioso può entrare a pieno titolo nel novero delle forme di turismo sostenibile che concilia l'ambiente con la valorizzazione dei beni architettonici. L'obiettivo che ci siamo prefissi di raggiungere con il progetto Piltur, del quale il nostro comune è partner insieme ai comuni di Calimera e Zollino, è quello di rendere maggiormente fruibile il nostro patrimonio, tanto per la popolazione locale che vive la quotidianità dei nostri centri, quanto per il pellegrino o il turista che hanno modo di conoscerli per la prima volta. Benvenuti allora e buona visita nei nostri centri.